Mi stupisco che su Eve non ci sia. Non dico tanti remake, ma almeno il gioco originale su Steam. No, tu non me lo vai a mettere. E non ha tanto senso. Sì, in Giappone vanno ancora fortino, eh. In Giappone stanno uscendo parecchi giochi che non vengono neanche tradotti in inglese. Ed è un peccato, perché sono alcuni che proprio sono veramente belli. Vabbè, continuiamo, raga. Dopo aver intrappolato sta bambolella, là qua, che ci didacchia girando la testa, possiamo proseguire. Questo mi pare che bisognava fare qualcosa. Perché non posso andare lì? Tu non passerai, tipo Gandalf dal Signore degli Anelli. Sì, è questa bambola. Sì, ho capito che non vuoi farci passare. Dovrei distruggere quella bambola se vorrei andare avanti. Ok, bruciala e anche lo spirito in esso contenuto brucerà. E allora, puff! Se ne andrà la barriera invisibile. Però io mi ricordo che si buttava in una sorta di. Ah, beh, qua dice credi a quella scema? Vabbè, è tenuto bambola. Spaventoso, ok, non si può avanzare per nulla. Ma mi sembrava che si buttava tipo nella lava. O sto ricordando male io? Starò pensando probabilmente ancora a Gandalf. E che ci fa qua? Seguiamolo. Allora ricordavo giusto, Stefi. La butti nel Monte Fato. E probabilmente si farà ancora? Oddio, ma qua. Aspetta. Il gatto è morto. Non sta muovendo un muscolo. Qualcosa mi dice: quando torneremo indietro, il gatto continuerà a muoversi. Ok, qua salvo. Ah! Hanno mantenuto lo stealth con le bamboline. Oh, hanno messo addirittura una bambola tipo Giulietta quando si affaccia per cercare il suo Romeo. Fantastico, veramente. E allora, ecco come devo fare. Oh! Ok, questa è più stronzetta. Questa piace proprio correre allegramente. Ok, qua ci sta qualcosa. Ecco, ti pareva che c'era la trollata? Madonna! Dai, è andata. Aspetta, che sta bambola? Vabbè, ha preso la testa per noi. Ok. Stavo, diciamo, pensando che sarebbe girata verso noi a causa del rumore. Però ho voluto un po' giocherellare. E ho voluto lo stesso calpestare le schegge di vetro. Cosa stai facendo? Perché vuoi aiutarla così tanto? Aiutarla non ci aiuterà a ritornare normali. Perché non porti tutti quanti qui? Sarà più divertente. Smettila! Mi sa che ha fatto la brutta fine. Eh sì. Scalpel, ma che cavolo è? Non penso sia uno scalpello. Oh, è proprio. Ah, è un pugnale. No, dai, ma che è quello stronzo che la. La calcio, dai. La druncola. Magari ha rubato perché aveva fame. Che stronzo. Vieni a casa mia, ti darò del buon cibo. Addirittura la fetta di torta. Non essere timida. Da oggi sarai parte della famiglia. Questa è Aya, la tua sorellina. Sarò la sorella maggiore? Sono io tua sorella. E
E poi fa una brutta fine. Lei tutta tranquilla che sgambetta seduta su quel tavolo. No! Che stronzo, pure lui con la motosega. Avevi detto che sarei stata parte della famiglia, hai mentito. Vabbè. Va bene. Padre, perché? Volevo soltanto essere parte della tua famiglia. Vabbè, mi dispiace. Cioè, alla fine ha fatto una fine indecorosa. Aspetta, ci deve essere qualcosa qua. Non si muove. Ok, una bambola sorridente che tiene in mano un coltello. C'è una chiave. Sta arrivando qualcuno. Che cos'è? Ancora quel fottutissimo cane. Oddio. Ma è il cane di prima. Ok, basterà semplicemente dargli un po' di purga, immagino. Ma che cazzo è? Una bambola a tue teste, wow. No. Ah, vero, ci vuole prima questa. Sì. La tavola di legno. Ora non ci resta che far cadere in testa. Ma porca cotoletta, me l'ho dimenticato del peso. Primo game over di questa serie. Oh, però almeno ti fa continuare da lì. Sì. Facciamo il contrappeso. Beh, Placco, ormai ho capito che... ormai ci ho fatto il callo. Vai, buttagliela sulla testa. Ok, è andata. E la bambolina ci saluta. Si apre. Andiamo di qua. Luce automatica, alta tecnologia. No. Ma perché mettete ste cose? Oh Madonna Santissima. Vabbè, disegno carinissimo. Ma io spero che nell'altra difficoltà, modalità quel cavolo saranno, gli enigmi tipo così saranno molto più difficili, perché qua staremo 5 ore solo a fare un enigma. Perché io a questa modalità faccio abbastanza cagare. Porca miseria. Allora, quell'orecchio deve stare là. E te pareva che succedeva lì. Aspetta. Oh, oh, oh. Ma non l'ho completato? No, che suggerimenti ho fatto? C'è qualcosa che mi sta sfuggendo? Manco un pezzo. Ah, faccio give up. Sì, infatti la porta non si apre se non risolviamo l'enigma. Ah, questa è la mandragola. O mandragora, come cavolo si chiama. Quindi... sì, hai ragione, Plak. Rimane. Allora, dobbiamo trovare l'ultimo pezzo. Vediamo un po' dove andarlo a cercare. Continuiamo su questa strada. Ah, ecco l'ultimo pezzo, ma pensate... ah, bisogna mettere la mandragola. Ok, dai. Da notare che il padre ha messo questo enigma con
la fotina della figlia, io mi porrei un paio di domande. No, non era di qua. Ah, non ci vuole la mandragora, aspetta. No, beh, fantastico. Ho avuto i riflessi pronti per rimetterla dentro al vaso quella mandragora e per portarci il vaso per intero. Bellissimo, bellissimo. Ok, si dovrebbe poter mettere qui. No, non ti si pensa nulla di che, Giulio, non ti preoccupare. Dai, ti abbiamo... Via, 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 via! Via! Almeno il cane è morto per la seconda volta. Non so se bastava rimanere qua nel corridoio. Forse mi sono allontanato un po' troppo. Non mi attaccherei, giusto? Ah, però non posso ucciderlo. Oh, e poi tagliare. Scusami. Aspetta, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Ah, è qua. Il coltellino medico. Sarebbe un bisturi. Sì, sì, sì. Chiave dell'inceneritore. Ma perché c'è in mano? Ma l'osso! Hai trovato un osso. Grazie mille! Ho avuto il mio regalo di compleanno. Oh oh. Ok, qua hanno fatto la rivolta. Però dovrebbe esserci una gemma, se non ricordo male. Ah, aspetta. Sì, ce l'avevo questa qui. 17 su 20. Stiamo andando su un'ottima strada. Primo colpo. Ah, giusto, lo sto cliccando. Perché questa volta... No, perché sono entrato? Siamo potuti uscire. Vabbè, non ci credo, ragazzi. Ho pensato a trovare qualcosa qua dentro. Altra morte evitata, perlomeno. Oh, non facciamo scherzi, eh? Qua dovremmo bruciare la bambola. Mi sa, sì. Dai, butta sta bambolina, aia, non perdiamo tempo. Che beh, questa qui sembrava cattiva, invece è stata molto molto brava verso i nostri confronti. Per fortuna che il ragazzo fa una fine decisamente molto molto migliore. Vuoi distruggermi? Beh, vedremo. Ascolta tua madre. Smettere, tu non sei mia mamma. Ascolta tua madre, voglio vederti, mia dolce figlioletta. Smettila. E fu così che cadde Gollum nel fatto, con tutto l'anello. Però possiamo tranquillamente andarcene. Che succede sta cosa? No, aspetta un attimo, cioè, mi dai la possibilità di skippare tutta sta parte? No, volevo un attimo vedere una cosa, se ci stava... Aspetta un attimo. Meno male che non ho skippato. C'era un'altra gemma. Però io voglio comunque skippare, mo. Cioè, non è che voglio perdere tempo. Mi piace questa idea. Non ricordo se ci stava anche prima. Però ne approfitto. Lo so, ho fatto un po' il baro. Ma nessuno saprà, vero? Ok, un gatto squartato che ci fissa. Tutto nella norma per la piccola e dolce Aya. Ma questa non si arrende. Ma caro, non è che siamo arrivati alla fine?
Aspetta, perché? Non lo sapevi dall'inizio? E ancora vuoi aiutarlo? È perché siamo stronze. Ma devo andare. Papà è tutto quello che ho. E qualsiasi cosa succeda, supporterò mio padre. Perché è quello che ho promesso a mammina. Come fai a prevenirlo tutto? Tuo padre è una persona gentile. Quindi io so che lui può cambiare. E infatti, le persone non cambiano facilmente, poi ho visto che la bambola che il padre aveva regalato a lei. Allora, raga, in questa fase, a parte le belle bambole appese tipo marionette, tra cui sta pure quella che fa tipo lezione di ballo. Io penso che da qui ora vedremo il finale normal. Poi dovrò ricaricare questo salvataggio. Recuperare le restanti gem. E mo vado a trovare le ultime, mi pare due. Dopodiché dovrò anche leggere quella parte su Maria. Ok, il portale che porta all'altro mondo. Un portale molto amichevole. Sì, andremo, andremo. Dobbiamo salvare papà. Che ci dà? Acqua magica. Un nuovo prodotto della mia compagnia. Porta questo con te. Il potere contenuto nell'acqua ti aiuterà. Ok. Posso salvare papà con questo, certamente. L'acqua ha il potere di sigillare il potere della maledizione. Quindi posso fermare la maledizione, mamma. Starà soffrendo, quindi devo salvare anche mamma. Mamma sarà capace di riposare una volta che la maledizione andrà via? Sì, sono sicuro che accadrà. Se il tuo amore la raggiungerà, sono sicuro che tua madre potrà essere salvata. Va bene. Grazie, signore. Non è di nulla, signorina. Prego per la sua salvezza. Ah no, anzi, posso salvare qui, mi sa. Ok, da qui in poi. Ah, mi può riportare anche direttamente alla mia stanza. Interessante. Vabbè, facciamo un attimo questo. Dopodiché andremo a puntare per l'altro finale. Quindi è andata. Cosa sceglierà, mi chiedo. Ed è rimasta la motosega alle nostre spalle. Vabbè, Vincent, tu pensi sempre male con questi fluidi corporei. Potrebbe anche essere semplice sudore. O saliva. Spero che Ogre non abbia il Covid. Ok, meglio muoversi. Ma mo l'autore in questa parte avrà cambiato qualcosa, è rimasto praticamente uguale. Mamma. Quindi sei veramente tu, mamma. Non saresti dovuta venire. Perché hai fatto questo? Non hai visto tutte le atrocità che ha fatto quest'uomo? Non voglio più altre vittime. Non sente lo stesso. Tu menti! Ha detto è Maria quella che non ti piace in realtà. Tu amavi papà. So come ti senti, anche io amo papà. Quindi sentivo che qualcuno lo stesse portando via. Ero così spaventata che non potevo respirare. Non voglio darla a nessuno, quindi lo porterò con me. Non puoi. Non abbiamo fatto una promessa. Qualsiasi cosa accada, noi supporteremo papà. Riposa, Aria. Lo supporterò io. E in eterno. Anche nell'aldilà. Cosa mi accadrà?
Senza papà sarò tutta sola, non lo voglio. Voglio soltanto essere con papà e con te. Mamma, portami anche portami con te. Non posso farlo, voglio che tu viva felice. Ma non posso. Quello che mi rende felice è stare con te, papà. Quindi non lasciarmi sola. E la mamma si incazza. Nessuno interferirà. Adesso, caro, andiamo. Amore sano. Le Letizia, ma non male che è sano. Questo è il vero amore. Mie piccole bambine e bambini. Ricordatevi sempre, dopo il matrimonio va a finire sempre così. Aia, papà! È riuscito a strapparlo dalle grinfie della mamma. Papà! Aia, perché non ascoltare tua madre? Non portare papà via! Fuori dalle palle! Oh, vai! Stavo per dire fuori dalle palle. Poi magari la mamma di Aia ci nascondeva qualcosa. Nessuno lo avrà. Lui è soltanto mio. Cos'è questo signore? Ah beh, e questo è il ricordino dell'acqua magica. Ah, qua ci stanno due cosine interessanti. Vabbè, innanzitutto garantiamo il desiderio della mamma. Facciamo così. Mi dispiace, papà. Mamma ti ama più di più di chiunque altra. Non posso portarti via da mamma. Aia! Mi dispiace. Mi sa che Aia non ha capito che il papà preferiva una patatina un po' più giovane e legale. Ma va bene così. Dove sono? Sono tornato indietro. Bellissimi sti bambolotti! Una sposa addirittura. Perché vedo del bellissimo sangue? Sembra familiare, ma... Ok? Che sta roba, raga? Devo aspettarmi qualche jump scare in questo momento, per favore? Io mi preparo. No, non fa nulla. Ma che cazzo? Ok, innanzitutto stiamo attenti a non salvare in quel punto. Ok, quello è il numero 8. Ok, me lo devo ricordare. Apri! Sta fottuta porta. Maria. Dov'è il dottore? Cosa gli è accaduto? No, lui. Dottore! E ora siamo qui riuniti per pregare la scomparsa prematura del buon Dreyfus. Meglio così, nessuno sarà più ferito dagli esperimenti di papà. Avresti detto la stessa cosa, giusto mamma? Ma adesso cosa faccio? Non ho un papà, una mamma. Bisogna andare avanti! Maria, tu puoi tornare a casa. Ah, qua mi ricordo che ora... Sì, mo la chiappa. Maria? Vuole esaudire l'ultimo desiderio del buon Dreyfus. Dottore, lei non è più... lei non è più qui con noi. Oh.
ok, si occuperà lei del futuro che il dottore desiderava. Quindi ti prego, riposa in pace. E Aya farà una brutta fine. Dottore, ti amo. Bad End 1. Wow. E forza, fate questa decisione che stiamo a perdere tempo qui, cazzarola. Ah, salva papà. E dai, collisha. Salverò papà. Aya, cosa stai facendo? Mi dispiace, mamma, sto per schizzarti questa roba in faccia. Fermati, Aya, Aya! Eccola. La madre non era predisposta al lavoretto in faccia. Vabbè, sta scomparendo per il nostro piacere. Anzi, Vincent, ex balcone imponente. Aspetta, non andare! Ah, bellissima sta parte con la nuova grafica. Vabbè, ragazzi, parlavo dell'acqua magica, che stavate capendo? Dell'altra acqua magica, no? Era quella di Ogre, ricordiamo, non quello di Aya. Ed eccoci qua. Dove sono? Papà! Aya! Papà! Mi spiace, Aya. Ero preoccupato. Papà, mamma! Sì, lo so. Deve essere stata sola. Noi visiteremo la sua tomba domani. Aya, io non volevo che tu sapessi la verità. Ma con con il mio potere che... cioè l'ultimo potere che mi è rimasto... Ora, Aya capirà dove è fatto una cacchiata. Cosa? Buon campione. Ah, qua mi ricordo sta parte. Che poi Aya, sbirciando, viene interrotto perché è arrivata la mamma. E sta sempre la mia più preziosa bambola tra tutte. Az! Una bambola? Io? Papà? Quello era... Questa è... Cosa? Mamma? Eh sì, signora. Ah, bello, ma si vede proprio che si appoggia così. Fatto bene. Voglio rendere la bambola più bella mai creata. Lei sarà il capolavoro di tutte le bambole che ho fatto. Bambole. Cosa? Falla una bambola? Ma cos'è questa? Non so perché mi ha ricordato un pochettino il dottor Frankenstein. Non lo permetterò. E fu così che la madre perì. Non vuole che la figlia possa crescere, possa sporcarsi, diventare impura. Perché magari la figlioletta crescendo, avendo poi delle voglie, potrebbe anche fare bim bum bam con qualcuno. E il padre non lo vuole. Vuole che la figlioletta rimarrà pulita e illibata fino alla fine dei suoi giorni. Non ti permetterò. Se vuoi una bambola, farne una replica. Aspetta. Stai pianificando di portarla via? Non posso permetterlo. E fu così che pugnalò la tetta. Non so perché mi hai ricordato un pochettino la scena da Scary Movie, che quello pugnala la ragazza e dal pugnale ci sta il classico disco di silicone. Già, hai fatto una stronzata. Signora!
Dottore, perché l'ha fatto? L'ho dovuto fare per il futuro di Aya. Ma la signora... Non dire questa ad Aya, ma... Di che lei è morta per una malattia, va bene. Stai rifiutando i miei ordini? No, non è quello che... Maria. Qualsiasi cosa accada, sono leale a lei, dottore. Ed ecco perché sei la mia assistente. Ah, dottore. Ho come le persone che poi faranno bim bum bam proprio in questo momento, sporchi di sangue. Sapete com'è? Il sangue può indurre a feromoni. Dobbiamo sbarazzarci del corpo. Aya non deve vederlo. Questo è un sogno. Sto avendo un brutto incubo. Non è un sogno, è la realtà. Mi dispiace, Aya. Non dirlo. Scappa! Via da lui! Ah! Aya! Aya, cosa c'è? Perché hai quello sguardo spaventato di, verso tuo padre? No! Oddio mio! Oddio santissimo! Cosa ho appena visto? Wow! Mamma? Ma nessuno si sta ponendo la domanda del perché il corpo sia ben conservato. Vabbè. Quello che ho appena visto era vero. Papà, hai ucciso... Che bella risatina! Beh, io non penso che tua mamma è bellissima. Guardate che sguardo! Sappiamo che tu non possa ancora accettarlo. Beh, ci vorrà del tempo. Volevo aspettare solo un altro po', ma... Papà, mi farei diventare una bambola? Non essere triste, Aya. Rendendoti una bambola, la tua bellezza potrà rimanere per sempre. Mi sa che io e Alfred potremmo andare d'accordo. Saremo degli ottimi compagni di risata. Sono bellissime, si vede. Le ho preservati proprio come se fossero ancora in vita. Questi sono i frutti della ricerca della famiglia Travis. Nessuno di loro si sta muovendo. Succederà anche a me? Ora voglio ascoltare come dirà Aya. Guardare dalla testa ai piedi. E tu puoi ancora immaginare che possano essere delle bambole, le loro teste, occhi, vabbè, pete, mani, gambe, bla bla bla. Ho provato anche a combinare un cane con un umano. Però pensi, incredibile, vero? Cioè, praticamente, raga, prendeva vari cristiani, li tagliava a pezzi e li assemblava. Per esempio, ok, quella tetta mi piace. Però quell'altra ragazza ha un culo più bello, prendiamo quel culo, prendiamo quei piedi. E alla fine cercava di fare la bambola perfetta. Me la immagino a giocherellare. Cosa vorresti essere, Aya? Non posso fare tanti cambiamenti. Mentre preservo la tua amorevolezza. Non so come tradurlo. Papà, aspetta. Beh, posso vestirti negli abiti più belli. Dimmi quello che desideri indossare. No! Aya! Dove stai andando? Vieni da tuo padre. Non dirmi che mi odi. Scusa papà, ma io non voglio essere una bambola. Peccato che il signor Alfred non accetterà. Ora qua bisogna salvare. Sì, ho salvato. Possiamo andare. Aya. È rimasta la stessa voce. Apri la porta, Aya. Grazie, manichino. Bellissimo.
Ma questa versione non me la ricordavo, devo essere sincero, ci stava già. Porca cotoletta! Apri sta porta! Vabbè, sappiamo già che non si apre. La vuole letteralmente stuprare. E vabbè, intanto sta per essere trapanato. No, diciamo segato dalla motosega. Ok, disegni identico ma migliorato. Mi va bene così. Ok, Aya, dobbiamo soltanto ora cercare di salvarci da un papà impazzito con una motosega. Veloce! Veloce! Oddio, addirittura ha raggiunto il salto! Cioè, sto schivando nemici su nemici! No! Cioè, ragazzi, non la sto muovendo, fa tutto lei! Cioè, hanno modificato la fuga! Naturalmente non ci facciamo nulla nel parire. Ah, era sotto la cura della bambola. Voglio salvare un attimo. Eccala. Ah, ora si controlla. Ok, ok. Aspetta, ma c'è la motosega lì. Ho una sega normale. Aspetta, aspetta. Sì, perché è bloccato. Oh. Ok, ce l'ho fatta a non morire. Però dovevo muovermi. Prendiamo la mini motosega, che naturalmente non possiamo usare per attaccare il padre. È logico. Ok, si è già scaricata la motosega. Cioè, invece di utilizzare per uccidere il papà, utilizziamo l'ultima energia rimasta per tagliare la legna. Va bene, va bene. Intanto Maria si risveglia. Dov'è il dottore? Padroncina! Maria, non lasciarla scappare. Aspetta. Oh. Ah, ok, di qua. Meno male. Ma forse era meglio prendere prima le gemme. Sapete? Perché mi sa che potevo fare direttamente il doppio finale, forse. Però non ne sono sicuro. Ah no, invece sì, perché puoi guarire... Oppure no, Maria. Invece in questo caso mi sa che non posso proprio guarirla. Ok, nascondiamoci. Sì, qua non si può fare niente. Oh, e mi voglio nascondere. Quindi? Aspetta. Sì, va bene, va bene. Dove è andata Aya? Le mie scuse. L'ho persa di vista. Sono terribilmente dispiaciuta. Sono certo che lei non può essere andata lontana. In inglese ha detto garbage. Se è spazzatura. Ecco qua, e Maria purtroppo è ferita gravemente. Sì, infatti non possiamo guarirla. Aya, I'm gonna get you. Bellissimo. Aya, I'm gonna get you. Ok, ci vuole a tutti i costi spupazzare. No, che palle, ma dovrò veramente prendere le gemme, rivedere tutta la cazzi. No, 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 follia pura. Oh! Ah, di qua, meno male, già. I'm gonna get you. Non so che ci vuoi, paparino caro. Vuoi scupazzarmi la grande? Aya. Aya.
Eccala. Cosa? Vieni ad essere come noi. Cioè, vieni con noi. Found you. Aya. Ti ho trovata, Aya. Ma perché non l'ho messo direttamente in giapponese? Che ha detto? Posso coprirti le gambe con una gonna facilmente. Quindi dovrebbe andare bene anche se dovessi tagliarti le gambe con la motosega. Non preoccuparti, papà e Aya saranno insieme. Saranno sempre insieme adesso. Quindi riposi in pace. Ti amo. Così Gaia diventò una bambola bellissima. Bella gnocca in questo abito. È il momento di dormire. Ma cosa ha fatto? Le ha dato il bacio della buonanotte. Va bene, va bene. Buonanotte, Aya. Per l'eternità. Bad End 2. Scemo io che non ho preso prima le gemme. Che bello, che bello, che bello.